battevano la testa contro il muro per rompersi la testa prima di... Dracul è stato un grande difensore della fede cristiana. Sempre, sempre. No, ma aspetta. Cristo innanzitutto. No, ma anche un grande comandante, oltretutto. Ma come cazzo, lo riconoscono tutti. Oltretutto. Quindi il castello d'Otranto e tutto il resto, tutte cazzate inventate dalla massoneria inglese. Ricordiamoci la moglie, il binomio moglie e marito. Tutti e due, te li consiglio. Che raccontavano le storie travisando la realtà secondo il fine loro, facendo diventare una specie di iconografia, infatti, una specie di iconografia letteraria, ecco, diciamo così. Infatti, quello che si chiama gotico, sì, è nato da lì, è nato da loro. Lo stile gotico è nato da loro, inizio Ottocento, all'inizio dell'Ottocento, che poi... Tutti e due, lui è morto nel 1821 in Versilia, annegato. Di fronte a Viareggio. Esatto, esatto. Come si chiamava? Di fronte a Viareggio. No, lui come si chiamava? Lui? Era lei? Lei, che è anche l'autrice di Frankenstein. Certo. E lui... Oh, il momento d'amnesia non mi viene manco a me. Incredibile, la memoria proprio a puttane. Ma stamattina per me è stata dura. Perché? Ma hai dato avvia? Sì, siamo partiti alla grande. Allora, cogliamo l'occasione, no? Perché Emily Dickinson. No. Emily si chiamava Bronte. Emily Bronte. No. Emily Bronte. Emily? Bronte, B-R-O. Ma no. Sì. Vabbè, comunque sia, questi due avevano, oltretutto, c'è quel bellissimo quadro dove si vede questo gruppo di amici che danno letterati fuoco. Inglesi che soggiornavano all'epoca fra Roma e la Toscana. Esattamente. Comunque loro a Roma abitavano nel posto più bello, perché era sulla scalinata erano di Trinità dei Monti. Soprattutto certo. Lei era ricca. Certo. E lui, che tra l'altro era amico anche di George Byron. Certo, e quello era quel gruppo lì, era il gruppo certo. Loro. E lui che aveva moltissime case in Italia. Quindi c'è tutta una aneddotica anche lì, molto interessante, che adesso io non ricordo più, capito? Non ti preoccupa, manco io. Buongiorno, allora. Una cosa. Mi hanno detto che qui c'è un parco per i cani. Come? Un parco per i cani. Un no, non c'è mai stato. C'è mai stato? Forse era dietro. Dove c'era non c'è qui il parco per i cani. Nessuno vieta di portare i cani. No, qua non si può portare. Chiaramente sì. Ma me lo volevo di qua, vabbè. Forse sarà è di là, guardi, di là. È passato il cancello. Ah. C'è nessuno vieta di portare i cani. Vabbè, però meglio che non ce l'ho. Grazie. Prego. Allora, aspetta un attimo. Cominciamo. Allora, cari amici, noi abbiamo cercato di recuperare alcune cose, anche perché la memoria ci fa difetto. Per caso mio... Io ho raccolto alcuni libri che sono piuttosto importanti, ed è importante sapere queste nozioni, perché ci troviamo oggi in un momento cruciale, non solo per quanto riguarda la rivolta dei contadini, e io voglio fare presente che la storia delle grandi rivolte è nata sempre dalla rivolta dei contadini. Da tutte, dalle giaccherie. Esattamente. Possiamo dire anche che la riforma è nata dalla rivolta dei contadini. Se qualcuno può o vuole fare un'obiezione, potremmo dire che tra la riforma e le rivolte dei contadini c'è un intercalarsi. Ma la cosa importante è che la rivolta dei contadini è ineliminabile. È prodromica alla rivoluzione. Esattamente, bravissimo.
E la dimostrazione è data dal fatto che nel momento che hanno incominciato a muoversi i contadini francesi, a seguito sono arrivati i contadini di tutti i paesi. Questa è la vera unificazione europea. L'unificazione europea è quella che storicamente si definisce, perché il fenomeno, ad esempio, della riforma protestante, per chiarire meglio, è un fenomeno europeo che ha riguardato con maggiore o minore intensità tutti i paesi europei. Che poi l'epicentro sia stato in prevalenza germanico è legato semplicemente al fatto che Lutero era un germanico, ma solo per questo. Per il resto, le rivolte, le repressioni... Mary Shelley. Appunto. Mi è venuto in mente, Mary Shelley. Perché era moglie di Shelley. Certo. Allora, appunto, io mi ricordavo Shelley. Tornando a noi, questa cosa è molto importante, tenetela presente, cari amici, perché quando si muovono i contadini vuol dire che la situazione è greve. E non solo, andrà per aria questa falsità di questa Unione Europea basata sul controllo da parte di funzionari del potere reale multipolare che hanno instaurato una trentina d'anni fa per aumentare il controllo della popolazione europea. E ricordatevi che si tratterà semplicemente di un passaggio che avverrà nell'ambito di un anno. E se uno andrà a studiare la storia del mondo, potrà vedere tranquillamente l'intreccio che c'è sempre stato tra rivolte popolari e cambiamenti politici. Ma ricordiamoci anche le rivolte a Roma imperiale, quando non arrivava più il grano per un milione di abitanti, esatto, dell'epoca. Esatto. È stato uno dei motivi dei sommovimenti, del crollo dell'impero nell'andare degli anni, perché hanno soffocato per molte volte imperatori con decimazioni di ogni genere proprio a largo raggio, e hanno permesso però il mantenimento pro forma dell'impero, delle istituzioni dell'impero. Però poi quando sono arrivati i Goti e prima ancora anche gli Alarico eccetera, il problema è stato che Alarico non era dei Goti, non era degli Alani. No, mi è venuto a mente Alani, anche tutti, intendo dire tutti, Alarico, tutti i barbari. Insomma, Alarico, ecco, era quello che, d'accordo col Papa, hanno saccheggiato, certo, in Roma. Certo, è chiaro che è così, perché se no 18 chilometri di mura fatte da Aureliano qualche tempo prima, qualche decennio prima, un secolo prima, un secolo e mezzo prima, comunque avrebbero permesso la difesa di Roma per almeno un anno e mezzo. Perché dentro la cerchia delle mura c'erano anche gli agricoltori, c'erano anche i terreni agricoli ancora, non solo l'abitato. E qui, perché le mura arrivavano fino a Porta Pia, per esempio. E ricordiamo, era tutto un vigneto a Porta Pia, attorno a Porta Pia. Anche fino all'epoca Garibaldi. Sì, fino all'epoca della Briccia. A Garibaldi, quando attaccò, noi ne abbiamo parlato quando siamo andati al Monte Sacro, in ricordo del giuramento di Simón Bolívar, Garibaldi, quando tentò di entrare in Roma, passò per anche per il ponte di Monte Salario. Monte Salario è stato l'ultimo punto in cui sono riusciti a arrivare i garibaldini. Certo, ad entrare, certo. Mentre lo scontro c'è ponte stato. Ponte che noi abbiamo fatto vedere tante volte in video, abbiamo fatto degli interventi proprio sul ponte, perché quel ponte lì è il più antico ponte storicamente ancora abbastanza mantenuto. L'hanno rifatto tante volte. Ma rifatto nel 1450, quindi è il più antico come sedimento, come costruzione. Certo, e dicevo, quando Garibaldi... Quindi non Ponte Milvio, ma Ponte Nomentano. Quando Garibaldi è arrivato per quello che poi sarebbe stato lo scontro
di Mentana Monterotondo, che è stato uno scontro epocale, no, perché sanguinoso, dimostra... perché sono morti 3.000 garibaldini. Sì, non si, sì, sì, ma dico epocale, nel senso che si è cercato in tutti i modi di farlo dimenticare. Ma noi siamo andati lì, come no? Ti ricordo quando siamo andati a Mentana, certo, e abbiamo fatto un video, lo potete trovare su Alba Mediterranea. È stato un momento importantissimo, perché è stato un momento di incontro di tutti i volontari che venivano da tutte le parti d'Italia. Non è che fosse così uno scherzo. Poi ovviamente le abbiamo prese, perché io mi identifico con i garibaldini. E tu immagini i fucili a trombone contro i chassipò, sì, francesi, esatto, a retrocarica, appunto, figuriamoci. Mentre quello faceva una cartuccia e sparava in, sì, una barotta ogni 2 minuti, 3 minuti, no, di più, o 5 minuti addirittura, quello di gli sparava, dieci, quello a raffica, 18. Gli sparava a raffica. Ciò nonostante, i garibaldini si sono fatti valere. Leggetevi le cronache di quella grandissimo evento, ma quello che mi interessa dire è che se non ci fossero stati i francesi di Napoleone III, sì, Garibaldi entrava dal 49, dal 49 sarebbero entrati. Capito? Quello è un caso diverso, anzi devo dire che adesso in TV fanno un filmato dedicato, Mameli sarebbe stato ancora vivo per a Goffredo Mameli, che è morto proprio nel 1849 nella eroica difesa della Repubblica Romana, e di cui noi festeggeremo anche quest'anno, perché non abbiamo potuto farlo di recente. Generalmente si festeggia il 7 di febbraio, data della Costituzione, prima Costituzione repubblicana italiana. No, è la più valida mondiale, di tutte. Mondiale. Ma no, mondiale no. Perché no, perché anche quella inglese, no, anche di quella americana, parliamo di quella francese, anche quella francese non riconosceva tutti i diritti. Esattamente, fondamentale. È più moderna di qualunque esattamente, altra. Esattamente, fu ispirata. È tuttora moderna. Sì, e infatti noi abbiamo come riferimento la Mazziniana Costituzione della Repubblica Romana, che dice esattamente che la sovranità risiede nel popolo e non nella città del Vaticano. Va bene? Chiariamo bene questi concetti, perché qui, oggi in Italia, quella che comanda veramente, con un condizionamento più o meno palese, è la città del Vaticano. Beh, oramai penso che se ne saranno accorti un po' tutti, eh? E non se ne sono accorti perché sono mascherati. Vedi qualcosa? Vedi qualche traccia? Sì, va bene, va bene. Funziona. Funge. Vedi o non vedi? Vedi, vedo, vedo. Sogno o sondesto? Vedo, 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 vedo. Va bene. E allora entriamo nel vivo della questione. Di recente, mi pare che la notizia sia stata pubblicata oggi, una azienda farmaceutica caratterizzata per avere provocato la morte di moltissime persone con i suoi pseudovaccini, ha rifiutato di pagare i danni arrecati a quelli che sono i morti, ormai sono morti e nessuno gli andrà a chiedere qualcosa. Ma ci sono i sopravvissuti, i quali ovviamente chiedono i danni, perché è stato appurato quello che noi abbiamo sempre detto. No, è bisogna stato ricordare appurato una cosa, che la gente c'ha poca memoria. Allora, noi quante querele abbiamo fatto più o meno nell'arco degli anni? Svariate. In cifra? Dilla tu che te lo ricordi meglio. Diciamo sulle 800? Diciamo che sono sulle 800. Quando abbiamo cominciato a denunciare i maggiori rappresentanti delle istituzioni dello Stato? Attorno al 2000 e non te lo saprei dire. 2006. 2006. Quindi sono esattamente una ventina d'anni. Diciamo sì, 20 anni. Sono dai. 18 anni. Vabbè. No, sì, 18 anni. Sì, vabbè. Abbiamo denunciato tutti e a tutti. Abbiamo ottenuto
molti diciamo, riscontri anche negativi, e qualcuna di queste denunce ha anche avuto effetti effettivamente positivi, nel senso che siamo riusciti a ottenere diciamo, qualcosa di tangibile. La cosa incredibile è che tutte queste mie denunce, che mi ricordo la prima che facemmo contro il Presidente della Repubblica attorno al 2010, era il 21 giugno del 2010, me lo ricordo ancora, perché era il giorno dell'inizio della primavera e abbiamo fatto la prima denuncia, eravamo 7-8 che eravamo lì presenti alla... Che hanno firmato. C'era anche David Rorro, sì. C'era Giuseppe Turrisi e altri, vabbè, oltre a noi. Il Presidente della Repubblica non ci ha mai mandato i mafiosi, ricordatelo, perché è molto importante. Aspettavamo che arrivassero, i mafiosi, non arrivano. No, perché... no, i mafiosi no. No, diciamo che noi li aspettiamo a piè fermo. Anche perché abbiamo tutta la documentazione fino al pelo del bucio del culo, sì. Scusate l'espressione, così c'è poco da discutere. Mafioso, la responsabilità, sì. Mafioso, c'è, sì. La mafia c'è, la massoneria c'è, il Vaticano c'è e tutto il resto. La nobiltà nera c'è in parte, le banche dei 12 banche fondatrici della Federal Reserve ci sono, eccetera, eccetera. Tutte queste cose qua le dicevamo 20, 30, 40 anni, 50 anni fa. Le abbiamo scritto alla fine, siccome le manifestazioni, le conferenze non servivano più, abbiamo deciso di fare le denunce, le querele, non le denunce esposti, querele. Quindi ci assumevamo personalmente la responsabilità di quello che dicevamo. No, il bello di questa situazione è che nessuno ci ha controquerelato, esatto. Dandoci ragione. No, qualcuno ci ha controquerelato quando siamo andati in udienza, ha detto scusa tanto, ci siamo sbagliati, ritiriamo tutto. Questo per dire, no? E quindi abbiamo fatto diciamo tutto quello che potevamo. Ma la cosa che più mi avvilisce in tutto questo, no? Non è il contesto contro cui combattevamo e combattiamo, perché lo sapevamo bene chi era, con chi ci dobbiamo confrontare e dovevamo confrontare. Il problema è che chi oggi si è svegliato ieri, l'altro ieri, un anno fa, 6 anni fa, all'improvviso ha preso le redini dell'opposizione, è diventato il leader dell'opposizione e a noi non ci caga per niente, e addirittura dice che il primo a denunciare Conte, Draghi e tutti gli altri è stato lui, quando noi il giorno dopo della legge, emanazione della legge della Lorenzin nel 2010, il 19 maggio del 2017. Attenzione, noi... questa sciacquetta della Lorenzin l'altro giorno si è fatta viva, sì, lamentandosi che gli italiani, sì, non si vogliono vaccinare. L'immortalci tua testa de cazzo. No, stronzo. E allora insomma... Valdraccone. E quanti soldi avranno dato lo so solo lei. Vabbè, comunque la Glaxo gliel'ha data, lo sappiamo perfettamente. Vabbè. Cioè, fatto sta. A lei e a cosa? All'uomo di Firenze, al Fiorentino. Ah sì, Matteo. A Matteo Renzi. Il Matteo Nazionale. Al quale l'hai visto la sceneggiata quando gli hanno portato un cammello? No. Matteo Renzi. Quando era ministro degli esteri? No, adesso. No. L'altro ieri. No. Matteo Renzi ha scritto un libro. Ah, mio Dio. Sulle sue avventure, le mie prigioni, sì, cioè le sue avventure galanti tra gli arabi, no? Ah. Lui è andato più di una volta a pigliare dei soldi dall'Arabia Saudita, no? Ah, diceva, beh, non lo sai che è andato in Arabia Saudita, al Qatar, a questi posti qua, no? E c'è andato, non è che mi frega, dove gli hanno dato dei soldi. Ah. Perché i soldi se danno loro, i soldi ai loro servitorelli glieli danno, certo. Solo che a noi no. No, a noi non, ma non ci interessano, non abbiamo il culo in affitto da dare in affitto. Allora invece il buon Renzi, da buon ex scout, giusto, della GESCI e da buon dipendente dell'arcivescovato di Firenze, quando fu organizzata la scuola Balilla, come si dice? No, l'associazione della Gioventù Italiana del Littorio. Esatto, c'era
c'erano già gli scout che operavano in Esattamente, Italia. Certo. Hanno continuato poi, oppure sono diventati tutti balilla? No, è che lì è un discorso piuttosto pesante, perché la lotta tra il fascismo e il Santo Scoglio è avvenuta proprio sul controllo della gioventù. Certo. E allora siccome il Santo Scoglio t'ho provocato. Siccome Opera Nazionale Ballilla, non mi veniva. Siccome la gioventù, che è importantissima, era gestita dal Santo Scoglio attraverso le associazioni giovanili dell'Azione Cattolica e attraverso lo scautismo, perché lo scautismo, nato in Inghilterra come pre-militare, fu subito acquisito in Italia da una persona che agiva per conto del Vaticano, perché la Chiesa intravide nell'organizzazione scautistica la possibilità di avere sotto mano dei giovani anche attraverso quella tipologia di formazione. Poi questi sono avvenute tante storie, c'è stata la nascita di una organizzazione politica che erano alla base, ecco, i primordi del PD, ricordiamocelo bene che la AGESCI nasce con la stessa finalità e cultura che oggi ha il PD. Quindi c'è chiamiamolo cultura, va. C'è una culture dietro c'è comunque un atteggiamento, una visione del mondo, certo, e una visione della vita. Bravo, ecco, esatto. Questo bisogna tenerle presente, perché tutte queste cose hanno dei ritorni. Ricordiamoci sempre che è importantissimo che a capo del governo, durante la falsa pandemia, abbiamo avuto Villa Nazareth, Gesù. Un pretaccio, sì. Gesù. A tutt'oggi ancora non lo dice nessuno. C'è stato uno che l'ha appena accennato in un articolo che ho visto circolare, non ricordo dove e come, e ha ricordato tra parentesi, molto tra parentesi, che quello è né più né meno che Gesù. Perché Gesù? Perché è nato a Villa Nazareth. Certo. A Villa Nazareth chi è nato? Gesù. E quindi noi possiamo chiamare la scuola di perfezionamento degli studenti cattolici. Come l'Opus Dei. Sì, esatto. Sono scuole di formazione di questi personaggi, per non dire degli altri, capito? No, quello per dire, insomma, concludo, sì, che appunto tutto quello, quei semi e quel lavoro è eterno, lo so io, le come nostre... capita sempre in ogni caso, sì, perché il testimone lo prende sempre qualche donato, certo, non le avanguardie, mai. Certo, ma lo so io, però, ecco, stavo dicendo, quante notti per 10 anni fino alle 4 o 5 del mattino a lavorare sulla preparazione di queste querele o di altri argomenti analoghi, in cui dovevo stare sul computer e poi scrivere durante la notte invece di andare a dormire come con tutti quelli che oggi dicono sono stato io, un cazzo sei stato te, hai copiato da noi, ma hai magari copiato... avessero copiato, quelle erano, beh, no, erano, quello erano, fatto abbastanza per erano, erano, erano denunce molto circostanziate e legate a precise norme di legge. Certo. Per quello non hanno mai potuto... E anche giurisprudenza, sentenze passate in giudicato della Corte Costituzionale o della Cassazione. Non ci hanno mai potuto controquerellare. Ritorniamo al discorso precedente, ovvero sia la questione sanitaria. L'abbiamo già detto più di una volta e i nostri amici se lo ricorderanno. Quando abbiamo insistito sul fatto che lo sfruttamento... Una domanda molto rapida. Sì. Ma De Lorenzo che fine ha fatto? Era malato di cancro, diceva, no? Mi sa che De Lorenzo è morto, sono è morti morto? Questi, sì. Meno male. Ma anche Poggiolini. Ecco, questa è una buona... È uno spunto. È un buono spunto per dire che a suo tempo c'era uno slogan...
la medicina ai medici, l'organizzazione della medicina, certo, ai medici. Certo. E tant'è vero che appunto abbiamo avuto un Ministero della Sanità che aveva due figure principali, uno era Poggiolini e l'altro, l'altro Delorenzo, tutti e due medici. Però allora, medici. È vero che l'alternativa è stata la Lorenzin, oppure l'altra. L'altra, come si chiamava, l'altra femmina della Democrazia Cristiana. Sì, sì. La Lorenzin è carina, ma quella era pure brutta. Democristiana doc, vabbè, comunque sì. Sia. Di traffici ne ha fatto anche lei parecchi, e ricordiamoci del San Raffaele. L'unica che aveva sanato la medicina vera, la farmaceutica, era la Agnese va a morire. Come si chiamava? Non me lo ricordo. Non me lo ricordo. La prima ministra democristiana, sì, era democristiana. Non era la, c'era una esponente della Democrazia Cristiana che era proprio tipicamente una donna di parrocchia. Di chiesa. Si chiamava Mu. Si chiamava Mu, aveva una faccia da vacca che non te dico. Vabbè, allora, questo... Poi veramente, non mi ricordo mai come cavolo si chiama questa donna, che è stata l'unica che di fronte a una tangente offertale di 35 miliardi nel 1978 decise di cambiare comunque l'annuario dell'elenco dei medicinali e lo ridusse a 200 tipologie di sì. principi attivi. Sì. E dopodiché, fu minacciata, tentato omicidio, un attentato, e il giorno dopo ha dovuto dare le dimissioni che sennò prima o poi la facevano fuori. Come si chiamava, porca miseria, una donna veramente con le palle quella, una ex partigiana vera. E per cosa allora? Quello che ha detto prima. E non mi viene in mente. Va bene. Io ho un libro scritto da lei, in ogni caso. Adesso io questi nomi non ce li ricordiamo più. Incominciamo la nostra memoria, incomincia a balbettare. A fare fichetta, a balbettare. Ma torniamo al discorso fondamentale. La vicenda della falsa pandemia non è stata soltanto una vicenda di azioni politiche per il controllo sociale, è stato anche una... Tina Anselmi. Grande donna, sì. Anche se democratica. Sì, democristiana e staffetta partigiana. Staffetta. Allora, quello che è avvenuto, ripeto, perché bisogna avere coscienza di questo, non è soltanto un'operazione di controllo sociale avanzatissimo, ma è anche stato un arretramento della evoluzione e del processo di modernizzazione e di umanizzazione della medicina. Io qui ho un libro titolato Umanizzazione della medicina. Ah, ok. C'ho proprio un libro intitolato Umanizzazione della medicina. Di Acta Stenonica. Oh, io in tutto questo però ti interrompo un attimo. Sì. Tutto quello che è negativo diciamo noi, però non è erga omnes è in tutto il mondo italiano. Io ricordo che ho avuto necessità di essere operato, di avere lunghe degenze, grandi problemi diciamo di salute, e comunque la medicina e la farmaceutica e la clinica in generale italiana ha comunque sempre risposto in maniera egregia. Quindi è vero tutto quello che diciamo noi, ma è anche vero che esistono delle nicchie o comunque delle realtà più o meno estese, questo ovviamente è da vedere, che però funzionano benissimo, molto meglio che in tantissimi altri paesi al mondo, fuori a livello dei primi dieci diciamo. Anche da punto a punto nell'aspetto di umanizzazione della medicina. E tu sei in ospedale una volta al mese, oramai... No, adesso ho smesso. Vabbè, però sei stato, hai avuto una necessità, sì, di cura e sei stato assistito. Io ho avuto anche la fortuna
di andare in ospedale, in due ospedali che stanno vicino a casa mia. E devo dire che è una grossa, in tre ospedali, tutti e tre vicino a casa mia. Che significa che è una grossa fortuna, ma è un aspetto personale. Allora, parliamo dell'argomento della umanizzazione della medicina e come questo processo l'ha fermata. Allora, leggiamo due cose importantissime. La prima è questa. Attenzione ai concetti. La medicina scientifica tratta i suoi pazienti non come esseri umani. Ricordiamoci, medicina scientifica, non medicina pratica. Come cambia? Però questo concetto è importante. Perché? Perché la medicina può oscillare in questo senso, spostarsi da una medicina umanistica a una medicina scientifica. Se la medicina diventa troppo scientifica, non è più umanistica. Ecco quello che è successo con le grandi vaccinazioni di massa di 3-4 anni. No, dove di scientifico c'è ben poco. Oltre lì c'è soltanto... È la scienza con l'H. Esattamente, lì è praticamente è stato e continua a essere una sopraffazione. Hai visto che giustamente dopo tutte queste morti e quelli che vogliono vaccinarsi sono ridotti al 3%. Il 3%. E prima erano tutti lì entusiasti a aspettare. No, eravamo noi il 3% a rifiutare. Sì, appunto, noi anche meno. La medicina scientifica tratta i suoi pazienti non come esseri umani, ma come sistemi materiali complessi. E il suo scopo non è quello di un miglioramento della qualità di vita, come lo concepiscono i pazienti, bensì quello del miglior funzionamento materiale dei sistemi. Quindi questa definizione è importantissima, perché qui la questione è il sistema. Precisa cos'è un sistema. Un sistema è quello che noi abbiamo vissuto durante la pandemia, dove tutta l'organizzazione mondiale è finalizzata al raggiungimento di uno scopo che non è quello umanistico. Esattamente, non è umanistico, ma è solo di controllo sociale, dove oltretutto questo doppiamente perverso. Questo controllo sociale è avvenuto attraverso strumenti velenosi, pericolosi per la vita, come dimostra l'alta percentuale di morti. Infartuati. Io nell'ambito delle mie conoscenze, ho mie conoscenze personali, ho 10 persone che sono morte, non dico tanto della mia età quanto vicino alla mia età, per aver voluto vaccinarsi. Ma l'immagine dell'uomo che fa dell'uomo soprattutto una creatura appartenente al regno materiale non fu mai esaminato per valutarne la correttezza. E si pone allora la domanda se questa moda non mutili l'uomo privandolo della sua somiglianza con Dio e se questa sconsiderata uccisione dell'anima non sia molto più brutale ed abietta dell'infliggere sofferenze fisiche e del limitare la libertà fisica. Questo vale anche per gli atei, vale questo anche per noi. Sì, un grande filosofo, Feyerabend, ha scritto questo. Grande filosofo. Ma vale per tutti, non solo per i cristiani. Vale per tutti quelli che hanno un senso del genere umano, della preservazione del genere umano ed emancipazione continua. Leggo un'altra frase molto importante per poi passare a questo elemento, cioè l'elemento della bioetica. Vedete che in questo libro, che non a caso è stato scritto a cura di Giulio Tarro, uno dei nostri medici più prestigiosi, che non a caso è stato combattuto aspramente durante la pseudopandemia. E qui il problema della bioetica è connesso intimamente con la medicina preventiva, perché è lì che si svolge il sistema. Allora è chiaro che serve la medicina preventiva? L'imposizione, questa è la domanda principale, l'imposizione di falsi vaccini è esattamente contro alla bioetica. Ecco che, come abbiamo detto prima, quello che costoro hanno fatto non è stato soltanto di ammazzare un po' di gente e di controllarne gli altri, ma è stato quello di andare contro un punto di arrivo fondamentale dell'evoluzione culturale della medicina, che è la bioetica. E la bioetica
che deve coincidere con la prevenzione, ecco perché il libro di Tarro... Soprattutto deve procedere, diciamo, prioritariamente e prematuramente la ricerca. Prima della ricerca devi darti un paradigma di riferimento di salvezza dell'umano, dell'uomo, dell'essere insieme, unico e insieme, è dell'insieme, dell'univocità dell'uomo e del suo insieme come genere. Noi stiamo parlando di cultura e vi voglio leggere una definizione di cultura di Edward Taylor. La cultura è quell'insieme complesso che comprende conoscenza, convinzione, arte, morale, usanze ed ogni altra capacità e consuetudine acquisita dall'uomo in quanto membro della società. Eccolo qua. Chiaro, bisogna avere le idee molto chiare. Quando una stronzetta qualsiasi come Lorenzin mi viene a dire ma lo dice la scienza, quale scienza, idiota? Quale scienza, cretina? Lo dice la scienza. A chi l'ha detto? A lei in un orecchio. La malattia non è più oggi identificata in un guasto che interessa un singolo organo o anche un singolo organismo, ma costituisce una situazione complessa. Questa è una definizione di tale Gherardi, 1982. Reca in sé la possibilità di un turbamento che coinvolge insieme il singolo, la collettività e le istituzioni. A tale dimensione devono e possono avvicinarsi non solo le scienze naturalistiche, che sono poi un patrimonio pensato dall'uomo sotto l'impulso di una dinamica vitale che gli è propria, ma anche le cosiddette Geisteswissenschaften, scienze morali e dello spirito. Necessita che ancor prima si operi una umanizzazione del sapere e delle conoscenze e quindi della cura da esercitare per lo sviluppo di una situazione umana armonica. E qui ugualmente dice tale Gherardi, che io non conosco, ma sicuramente è uno scrittore di problemi di bioetica. Questi li ho voluti leggere per dirvi quanto quello che è stato fatto sia criminale contro l'umanità e soprattutto contro l'Italia. È da mettere alla gogna senza processo, direttamente tacchiappo e te dai la testa. Esattamente. Sei irrecuperabile. Esattamente. Poi abbiamo un altro aspetto importantissimo, è che questi qui hanno sistematicamente negato. E invece è un punto di arrivo importantissimo, il consenso informato. Il consenso informato. Se esiste un diritto umano, dai titoli e tutto il resto. Sì, l'autore si chiama Stephen Weah, Il consenso informato. La pubblicazione è stata pubblicata da Apeiron, questioni di bioetica. Allora ritorniamo al discorso della bioetica e ritorniamo e poi chiudiamo perché i nostri amici si ammalano, ma questo tutto questo qui si ammalano le palle. Sì, e questo è il consenso informato. Qui non è stato negato il consenso, le persone, c'è stato chi è stato malmenato, che è stato cacciato via, a uno ricattato, minacciato. Sì. Ricordiamoci il Green Pass, che se volevi andare a lavorare dovevi essere vaccinato. Sì. No, quelli una che una cosa, se fosse capitato a me, io l'attaccavo al muro. Cioè, io sono uno di quelli che se per caso capita muoio, ma insieme a me muore il filisteo. Sì, come sempre, minimo. Sempre il filisteo deve sempre morire. Allora c'è stato un sottufficiale della polizia che recentemente è stato cacciato, perché quando doveva andare a vaccinarsi aveva fatto una serie di domande. Certo. E il vaccinatore sapeva un cazzo, certo. Era una pura macchina, esecutore, sì. Facilmente sostituibile. Un killer.
facilmente sostituibile da una intelligenza artificiale. Anzi, l'intelligenza artificiale è più etica, è più morale, no? Giusto? C'era una battuta molto interessante che mi interessa. Questo qui l'hanno mandato via, lui ha fatto ricorso, mi pare che abbia vinto. Sì, sì, sì. Allora, stanno vincendo tutti quelli che hanno fatto ricorso. Allora, stanno vincendo perché hanno ragione. Hanno ragione anche dal punto di vista giudiziario. Il che significa che questi concetti che noi esprimiamo sulla base di questi libri in realtà erano già stati recepiti dal diritto italiano. Da Rocco, dal codice Rocco, dal ministro Rocco. Rocco, il tanto vituperato Rocco. Sì, rock and roll. Allora, Rocco e i suoi fratelli. E con questo concludiamo. Anzi, intanto facciamo vedere un libro molto importante. Chi era? Chi era? Salutato. Un amico che è passato. Questo, i diritti, questo autore ritiene anche che ci sia stato un marcato deterioramento nel campo del discorso etico, particolarmente nell'uso del linguaggio dei diritti. Lo status speciale che tradizionalmente abbiamo attribuito ai diritti è stato contaminato dall'aggiunta di molti altri diritti che dovrebbero essere meglio classificati come rivendicazioni di base che le persone tendono a fare. E questo è importantissimo perché ci siamo trovati di fronte a situazioni di coglioni che si lamentavano ma non facevano valere i loro diritti, e questo è importantissimo. Una persona che spiagnucola non ha e non è una persona che merita i diritti. A questo merito annuncio che dopo domani ho appuntamento in comune per ritirare la mia carta d'identità cartacea. Quando tutti, in qualunque comune voi andate, ti dicono oramai è subentrata la carta d'identità elettronica, così ti controllano fino meglio a tutto quello che fai, e continuano a dire che è così, invece no, perché nel testo della circolare dell'aprile del 2021, se mi ricordo bene, che è quella che fa la normativa su questo, riguarda anche come l'atteggiamento da parte delle autorità che devono prendere nei confronti dei richiedenti, è in realtà una manifestazione di asseveramento. Asservimento. Sotterraneo. Sotterraneo ma anche palese, della circolare alle leggi dello Stato, perché le leggi dello Stato, non lo dice mai nessuno, devono essere tutte più favorevoli al cittadino. Quando c'è una modificazione da fare, questa modificazione deve essere vantaggiosa per il cittadino. Quindi vuol dire che la carta d'identità elettronica, quella col chip, non è più vantaggiosa rispetto a quella di carta. Quindi si può optare sia per quella elettronica che quella cartacea. E io ho chiesto la carta cartacea. Quindi dopodomani andrò a ritirarla e poi ve la faccio vedere. Proseguiamo. Allora, di nuovo l'esempio pertinente è il diritto al consenso informato. È un diritto fondamentale. Quando ti vogliono fare qualcosa, tu hai il diritto di sapere quello che ti fanno. No, non solo, ma anche di obiettare, di controbattere, di andare. Confutare. Alzarti e dire buonasera signori, ci rivediamo con i carabinieri. Sì, I carabinieri li porto io, certo, non voi. Certo. E infatti quando hanno chiamato i carabinieri hanno verbalizzato, poi sì, l'hanno portato al TAR o al tribunale normale, e quando è stato il caso, dopo sei mesi, un anno, due anni, la sentenza gli ha dato ragione. Qui ci sono moltissime cose in questo libro. In ogni caso, gli ultimi sono la libertà e i diritti di acquiescenza negativa. Di nuovo, l'esempio pertinente è il diritto al consenso informato, che non dovrebbe essere affrontato come se avesse lo stesso status dei diritti di acquiescenza negativa, le cosiddette libertà negative, cioè i diritti alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità, che sono ancora vigenti.
gli ultimi sono, credo, obbligatori per ogni società decente e non controversi, in quanto non pongono doveri positivi sugli altri, solo l'ingiunzione a non privarne gli altri. I diritti positivi, come il diritto al consenso informato o il diritto all'assistenza sanitaria, dall'altro lato, meritano considerazioni e modifiche all'interno del contesto di altre esigenze e opportunità egualmente considerate dalla società, dove abbondano compensazioni e questioni di rapporto costi-benefici. C'è anche questo rapporto importantissimo, il rapporto costi-benefici, che va sempre tenuto presente e che l'industria cerca in tutti i modi di sorvolare, perché ovviamente i costi sono sempre più alti di quanto non si crede. Quindi, anche da questo punto di vista, è importantissimo, perché hanno preso lo spunto dalla falsa pandemia per andare contro questo principio, con la scusa, dice, questa vaccinazione è obbligatoria perché noi dobbiamo salvare il contesto a scapito del singolo. No, perché la legge non lo prevede. No, prevede il contrario. Esattamente. Il singolo è sempre preminente rispetto esattamente, alla massa. Esattamente. Perché è dal singolo che poi partecipi alla massa. Per concludere, infine, spero che la concezione dell'interazione medico-paziente chiamata in causa qui non sia considerata dai medici solo efficiente e utile, ma anche interessante. L'intervento del consenso informato non deve essere visto come un corpo estraneo, irrealistico, imposto alla medicina da estranei che non capiscono la realtà in cui viene condotta la cura del paziente e che non si fidano di coloro che hanno dedicato la loro vita a questa causa. Invece dovrebbe essere considerato un mezzo in più attraverso cui i medici possono aiutare i pazienti e soddisfare le loro necessità. Ma questo è importantissimo. Tu mi devi dire, quando mi prescrivi un farmaco, se conosci che cosa fa, se conosci l'interazione con altri farmaci. Tu che sei un dimostratore, ex dimostratore scientifico del farmaco. Io ho sempre cercato di dare la massima informazione. I medici lo sapevano? Ma non so. Erano informati. Ma come si fa? Che mi dicevi? Quando c'è un pressing così forte. Che dicevi che si usavano in Sabina ancora quando tu andavi in giro? Io ho iniziato in un momento di grande trasformazione e devo dire che la mia azienda mi ha assunto proprio perché c'era in atto questa enorme trasformazione. E pensare fino appunto, ad allora era umanistica. Umanistica. Era soltanto degli strumenti. Erano soltanto degli 63. Comunque quel periodo lì. E soltanto, come dire. Che cosa facevano in Sabina i medici che tu mi ricordavi? Ah, adoperavano ancora le sanguisughe. Ah, ecco, le sanguisughe, non mi ricordavo. Però funzionavano in alcuni casi. Quella Madonna, certo che funzionava. Andavano benissimo. C'era in farmacia, vendevano una cosa bellissima in ceramica. Io ce l'avevo una, è andata perduta, lo so. La casetta delle sanguisughe che tu tenevi in casa, era a forma di casetta. Ma io ce l'ho dentro, fuori di casa, quante ne voglio di sanguisughe? Ce n'è una che è diventata così, che peserà due etti, che va a mangiare, i croccantini del cane. Mi pare giusto. Invece di succhiare il sangue del cane, mangia i croccantini. Ma anche, era incredibile, mai vista una cosa del genere. Le sanguisughe che mangiano i croccantini del cane. Allora, conclusione, invece dovrebbe essere considerato un mezzo in più attraverso cui i medici possono aiutare i pazienti e soddisfare le loro necessità. Perché lì c'è una necessità di fondo. Il paziente si tranquillizza nel momento in cui gli dicono, guarda, ti do questa medicina. La calma spirituale è la base migliore per qualunque cura. Della guarigione. Certo. E perché questo fa questo e questo,
non devi darlo quando ci sono, devi prendere, prendi altre medicine o quando mangi certi alimenti, e lo devi dire, se non glielo dici lui subisce ma non guarisce. Ricordiamoci, come promesso, stiamo parlando dell'idea di fornire una buona assistenza medica, niente di più, niente di meno, e con questo concludiamo. Bene, allora, non so se vuoi seguitare qua, io ho un argomento importante. Avanti, vai. Oppure facciamo un altro video. Quando vuoi. Di una decina di minuti, un quarto d'ora. Facciamo un altro video. Dai. Tieniti pronto, eh. Sì. Io sono sempre... Ci abbiamo ancora 100 minuti.